Per l'esattezza sono nata a Cairo Montenotte e cresciuta a Savona, quindi sono di tutte e due. Ecco, in che zona di Savona, signora? Alla prima, in un primo periodo a Piazza Brennero, vicino a Piazza Brennero, nel secondo periodo sopra la Rusca. Ah, ecco, benissimo. Senta, volevo chiedere una cosa, riguardante appunto gli argomenti che toccheremo stasera, la vecchia Savona degli anni 50 e 60. Beh, degli anni 50 non me la ricordo, necessariamente anche perché non stavo a Savona. Sì, ecco. Stavo a Savona negli anni 60. Ecco, ha qualche ricordo particolare di questa città, qualche monumento, qualcosa che vorrebbe, che non vorrebbe fosse scomparso o che magari... Guardi, io devo dire una cosa, che sono andata via presto in quanto ho cominciato a cantare nel 65, quindi, però ho vissuto nel 60 i miei anni scolastici, andavo a ragioneria e quindi me lo ricordo, mi ricordo la Savona, di una Savona bella, una Savona serena, una Savona di mare, una Savona vivace, ecco, con i suoi carnevali, con le sue cose, poi io ero ragazza proprio, quindi ero ragazzina anzi. E quindi non è che per me c'erano i divertimenti e i bagni, ecco e basta. E poi c'era la scuola, ovviamente, dove imparavamo le cose, anche di Savona, è ovvio. Però tutta la Savona che io mi ricordo era la Savona delle scuole, perché a Piazza c'erano tutte le scuole dislocate, i nostri amici erano tutti dislocati nelle varie scuole, il Nautico, mio fratello andava lì alle industriali quando stavano a Piazza Brennero, e poi io andavo lì alle Paolo Boselli quando c'era la ragioneria. Quindi era tutta dislocata. Sì, sì, ho capito. Quindi avevate anche voi le vostre compagnie, i vostri gruppetti, avevate qualche punto di ritrovo? Ma certo, è ovvio. Poi a quell'età lì per forza, eravamo proprio ragazzini. Ecco, quindi i punti di ritrovo quali erano più o meno nelle compagnie? Ma veramente all'epoca, dato che i genitori erano piuttosto severi e io avevo soltanto mia madre perché mio padre è morto quando io ero molto piccola, e mia madre è severissima ovviamente, poi avevo mio fratello che mi seguiva, quindi le feste si facevano a casa e si andava nelle case di ognuno. E ogni sabato o domenica c'era la festa a casa di uno dei ragazzi, delle ragazze, eccetera. E poi ci si trovava, io mi ricordo che allora andavamo sempre al piccolo bar. Ah, ecco, sì. Ecco, ed è rimasto. Saranno cambiati i proprietari, probabilmente. Sì, 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 hanno avuto diverse. C'era Frecciero e il piccolo bar. E i carnevali comunque negli anni 60 erano ancora validi, signora Goic, lei come se li ricorda? Sì, erano meno validi, io ho un vago ricordo di quelli precedenti perché ero molto piccola e i miei mi portavano a vedere appunto il carnevale a Savona con Cicciolini, eccetera, e quindi ho un vago ricordo di questo perché ero troppo piccola. Poi gli altri carnevali erano quelli che erano l'occasione per andarsi a divertire tutti quanti, ragazzi a fare i matti, ecco, quello me lo ricordo. Non erano più così seguiti, diciamo, però ancora... Erano gli ultimi bagliori. Sì, erano gli ultimi. Speriamo con questa iniziativa di risvegliare l'interesse. Ma il carnevale è una cosa che sentono soltanto in pochi posti in Italia, lo so perché io facendo questo lavoro vado a cantare magari nei posti dove c'è il carnevale. E in Sicilia è molto seguito, Viareggio, vabbè, Venezia. Lei lo sa che venivano da Viareggio a copiare le casse, a copiare qui i carri a Savona? Immagino, perché erano bellissimi i carri di Savona. E quindi, guardi, e noi speriamo con questa iniziativa... Ma è una tradizione che ormai si... Speriamo di risvegliarla e di far riscoprire alle persone anziane queste cose e comunque di dare uno stimolo ai giovani, perché a Savona si può fare tanto ancora. Ma io direi che si può fare tutto, perché mi sembra che non si faccia molto a Savona e questo mi dispiace moltissimo. Esatto, perché esatto. È una città dove io ho una casa e penso e conto di viverci una buona parte della mia vita. Ecco, lei ama la Liguria perché? Beh, intanto io mi sento per un quarto con il sangue ligure e ritengo che questo sia uno degli elementi forse migliori del carattere, perché i liguri hanno questa grande caparbietà. A me piace vedere nella capacità che hanno avuto di trasformare in un giardino una terra che era fatta solo di sassi, è proprio uno degli elementi più importanti del carattere delle persone che abitano da quelle parti, e io mi sento un po' caparbia come i liguri, e quindi questo è quello che mi porto nel sangue, perché mio nonno era ligure, era di un piccolo paese della provincia di Savona che si chiama Balestrino, che sta arroccato su un cucuzzolo di montagna dove c'è un bellissimo borgo medievale con un castello altrettanto medievale,
che era dei Marchesi del Carretto, dove però, siccome il paese è stato dichiarato pericolante, a un certo punto il vero centro si è sviluppato ora più a nord, ma è senz'altro meno bello di quello che io spero un giorno qualcuno riesca a far rinascere, a far rivivere, appunto ristrutturando queste case che sono una meraviglia. Lei ha qualche ricordo comunque in particolare di Savona, il luogo da dove stiamo? Dunque, io a Savona ho un po' di famiglia, perché ho i miei cugini e i figli dei miei cugini che vivono lì, e quindi sono andata a trovarli spesso e ricordo di aver fatto dei bei bagni con loro, ricordo delle focacce stupende mangiate proprio a Savona, che mi verrebbe voglia di fermarmi tutte le volte che passo sull'autostrada o con un treno, e quindi anche un pochino mi sento anche legata a Savona. Senta, ritorniamo a Balestrino. Qualcuno mi ha detto che lei sta preparando qualcosa, un omaggio a questi suoi, con questi suoi ricordi a Balestrino e a Toirano. Beh, io sto scrivendo delle cose ormai da tanti anni che sono cose un po' private, poi sono stata vicino alla pubblicazione già una decina d'anni fa, poi ho detto no, non è ancora il momento, nel frattempo ho continuato a scrivere. E quindi emergono qua e là dei frammenti che sono legati alle mie vacanze, perché per tanti anni le vacanze sono state fatte nella casa di mio nonno, che era a Toirano, e quindi lì c'erano i parenti, c'erano gli antichi, le antiche radici della nostra famiglia, per cui mi sento sempre così un po' riportata con la mente là quando scrivo, quando cerco di ricostruire qualcosa che è legato alla mia infanzia. E quindi ricordi legati al nonno, un nonno importante per lei, no? Un nonno tra l'altro sì, che è diventato generale di corpo d'armata, e devo dire che era considerato una personalità nel suo paese, e c'era questa bellissima tradizione. Io ricordo bambina le persone che venivano a chiedergli una lettera, una raccomandazione, una presentazione, e portavano in cambio il lavoro della loro terra, quindi arrivavano con delle cavagne piene di pesche stupende oppure di cose dell'orto appena colte. E ricordo che d'estate noi bambini vedevamo sempre con piacere l'arrivo di questi personaggi che venivano dalla campagna, che portavano il profumo di una terra così bella. E quindi oggi mi manca anche questo, voglio dire, che una bella cavagna piena di fagiolini freschi, di coste, i profumi, la maggiorana, che cioè, veramente una cosa che mi fa venire la pelle d'oca, penso.